puntata dei nostri incontri con gli arbitri che in stagione sportiva hanno esordito in Serie A. Oggi incontriamo Matteo Marcenaro della sezione di Genova, 29 anni, arbitro dal 2008, che ha esordito nella massima categoria nazionale il 30 novembre del 2021 nella partita Verona-Cagliari. Ciao Matteo, allora raccontaci intanto l'emozione di quella giornata e come l'hai vissuta. Beh, è stata sicuramente una delle emozioni più grosse della mia carriera, perché è quella cosa che sognavo dal lontano 2008, quando sono diventato arbitro, ed era proprio un sogno, perché era all'epoca vista come una meta irraggiungibile per me, che da calciatore non avevo mai calcato i campi neanche di una prima squadra. E quindi quando mi hanno telefonato il giorno prima per darmi la partita, non nascondo che mi sono tremati un po' i polsi. Poi però, con il fatto che devo partire il giorno stesso, organizzare la trasferta, devo dire che dopo le telefonate ai miei genitori e a tutti i miei amici più cari, oltre che ai colleghi arbitri che mi hanno seguito in questi anni, l'emozione si è sciolta ed è iniziata la concentrazione per organizzare al meglio la partita. E cosa ha rappresentato a questo punto per te questa gara di esordio? Beh, ha rappresentato sicuramente il coronamento di un sogno, come dicevo prima, perché comunque l'esordio in Serie A è quello che sognano tutti. Poi io sono un grande amante del calcio, quindi ho sempre guardato la Serie A da fuori, e vedermici all'interno era una sensazione quasi difficile da immagazzinare e da spiegare. E è stata però una grossa soddisfazione, indubbiamente, perché per arrivare lì sono stati anni con tantissimi bei momenti, ma anche con dei momenti di difficoltà e di sicuro lavoro e sacrificio. E oltre che una soddisfazione mia personale, è stata anche secondo me una soddisfazione per tutti coloro, sono veramente tanti che nell'AIA e fuori mi hanno permesso di poter coltivare e raggiungere questo sogno. Quindi una soddisfazione, un momento di felicità sia per me che per tutti coloro che hanno fatto in modo che ciò potesse avverarsi. E i tuoi colleghi della sezione di Genova come hanno vissuto questa partita? Beh, allora, sono venuti con 4-5 macchinate, e hanno quasi tutti visto la partita con un freddo polare, e quando nel riscaldamento ho guardato sugli spalti e li ho visti, devo dire che è stato uno dei momenti sicuramente più belli di quella serata. Mentre poi la parte che non poteva venire fino a Verona ha organizzato una serata in sezione guardando la partita in televisione. Cosa vuoi dire ai ragazzi che ci stanno ascoltando, soprattutto in questo momento? Ne veniamo da un paio d'anni difficili per il Covid che si sono fatti sentire anche nel mondo sportivo. Beh, allora, ai ragazzi che ci stanno ascoltando dico una frase che sembra una banalità ma che in realtà non lo è, cioè quella di credere sempre nei propri sogni e di porsi degli obiettivi importanti che, se anche sembrano irraggiungibili, non lo sono, e che comunque crederci e lavorare per fare in modo di soddisfarli, anche se poi non ci si riesce, ci rende una persona migliore, e quindi di coltivare i propri sogni e di fare di tutto affinché si avverino.